Lo dicevamo, la questione non è certamente solo femminile, ma anche maschile. Buongiorno, ringrazio veramente tutti coloro che sono intervenuti, ringrazio la ministra Lucia Azzolina per la possibilità che mi dà di collaborare a un progetto che interviene nel settore più importante della lotta alla violenza sulle donne, ed è il settore dell'istruzione, dell'educazione, della crescita culturale, nel rispetto delle libertà altrui. Ecco, la ringrazio proprio per il suo spunto di riflessione, perché questo è un equivoco a volte strisciante, no? Che la violenza sulle donne, la violenza di genere sia un problema delle donne. E invece il punto di partenza che dobbiamo dare per scontato, ma che è bene ogni tanto ricordare, è che è un problema di tutta la società civile ed è una delle più gravi, quando parliamo della violenza di genere, parliamo di una delle più gravi piaghe della nostra società che rende ancora incivile la società nella misura in cui non si fa carico di un problema così grave che riguarda tante donne che sono sole, perché questo è il primo punto che noi dobbiamo chiarire. Noi abbiamo numeri elevatissimi, abbiamo un femminicidio ogni 3 giorni, un numero sconcertante, e nonostante questo, questi numeri ci dicono che ci sono tante donne sole e la loro solitudine si consuma e aumenta quotidianamente, molto spesso all'interno delle pareti di casa. E questo aggrava ancora di più questo problema, perché i motivi per cui una donna non denuncia sono tanti, e tra questi ci può essere senz'altro, e noi stiamo combattendo proprio contro questa idea, cioè la sfiducia nello Stato, no? Noi dobbiamo parlarne, dobbiamo dibattere, dobbiamo parlare dei risultati del Codice Rosso, dobbiamo parlare di tutte le meravigliose iniziative che vengono portate avanti, e veramente ringrazio queste ragazze e questi ragazzi meravigliosi, i loro insegnanti, dirigenti scolastici che stanno lavorando proprio su progetti che lavorano, che permettono di incidere sulle radici della nostra società. E da questo punto di vista vi dico che il parlarne anche con uno scambio di opinioni, un confronto che veda diverse generazioni confrontarsi, questo è fondamentale proprio per abbattere quelle pareti del silenzio, della solitudine, perché tante donne possono anche non essere a conoscenza degli strumenti che oggi lo Stato mette a disposizione delle procure, per esempio, che lavorano, che in un anno di codice rosso, il rapporto che noi abbiamo presentato ieri ci dice, non soltanto ci dà dei numeri, alcuni dei quali veramente preoccupanti, però ci consegna anche un impegno, uno sforzo degli uffici giudiziari nel cercare di declinare anche le norme che noi abbiamo scritto e approvato attraverso tutta una serie di prassi virtuose che dimostrano la complessità del problema, perché uno dei punti che affronta il Codice Rosso, il punto più importante, è creare immediatamente una corsia di emergenza preferenziale per la denuncia che la donna trova il coraggio di fare. E quando si viene a creare questa corsia, però, tutto ciò che costruisce quella corsia non è soltanto l'adempimento rispetto ai protocolli che ci sono,
e adottare una serie, per esempio diverse procure si sono attivate per creare degli spazi dedicati a, proprio alla denuncia, alla denuncia fatta dalle donne che sono vittime di violenza di genere. Sono stati fatti dei protocolli come quello che ci è stato presentato oggi, dei progetti che vedono in sinergia gli uffici giudiziari con le scuole, che vedono in sinergia il mondo della società civile con le istituzioni, perché dobbiamo ricordare il lavoro enorme che fanno i centri antiviolenza ogni giorno tra mille difficoltà, e questo è sicuramente uno degli obiettivi principali che il governo deve avere, cioè poter consentire a questi settori della società civile di lavorare sentendo il sostegno non soltanto morale, ma un sostegno anche economico da parte delle istituzioni. E dicevo prima l'importanza di lavorare alle radici, e le radici della società sono proprio queste ragazze e questi ragazzi che oggi stanno aggiungendo tasselli al mosaico di una nuova società che sappia, che consideri tra i principi fondamentali quello della non violenza e quello, dicevo prima, del rispetto della libertà. È la prima cosa, forse il primo obiettivo della scuola, no? Aiutare i ragazzi a crescere con consapevolezza. Una debolezza fisica possa essere il margine di avanzamento per invadere la libertà altrui, ma anzi, laddove c'è una debolezza fisica, laddove, ecco, ci si sente più forti fisicamente dell'altro, è in quel momento che deve scattare ancora un maggiore rispetto per le libertà altrui. Ed è importante quello che stiamo dicendo, è importante parlarne. Io nel video che ci è stato trasmesso all'inizio c'era un bel messaggio che chiariva che i sentimenti e le emozioni non vanno confusi con la violenza, perché anche di questo noi dobbiamo parlare. Cioè, quando c'erano quelle frasi che dicevano l'amore non è violenza, guardate, noi lo dobbiamo dire, perché a volte sembra scontato, ma purtroppo all'interno delle mura domestiche si consumano dei drammi che trovano in quella confusione uno dei perni centrali. Il dramma che affrontano le donne che sono vittime di violenza di genere è un dramma che spesso deve confrontarsi con tutta una dinamica familiare. Ci sono donne che non denunciano il loro marito perché è il padre dei loro figli, e quindi scatta incredibilmente un senso di protezione rispetto alla famiglia. E quando si diceva che l'amore non è possesso, ma che è tutt'altro, è proprio amare la libertà dell'altra persona, della persona amata, di essere, di poter essere se stessa e di poter scegliere di interrompere una relazione. Uno dei passi avanti che fa la legge sul codice rosso è proprio questo, cioè considerare anche la situazione, la relazione affettiva non soltanto esistente ma anche già cessata nella configurazione del reato. E purtroppo, incredibilmente, le nuove tecnologie hanno portato anche dei fenomeni come quello del revenge porn, il cosiddetto revenge porn, che purtroppo sono fenomeni che fino a 10 anni fa non avremmo mai immaginato che esistessero, ed è incredibile che non solo adesso esiste questa condotta gravissima, ma c'è un aspetto in più. Cioè, adesso noi un anno fa con il codice rosso è stato introdotto questo nuovo reato,
E in un anno noi abbiamo registrato l'apertura di 1083 indagini per il reato di revenge porn. È un numero, non abbiamo precedenti di confronto, ma è un numero ovviamente elevatissimo, di fronte al quale noi dobbiamo continuare a reagire proprio dando il messaggio a questi ragazzi che il cellulare, che è uno strumento che può essere una finestra meravigliosa sul mondo che ci circonda, non può diventare uno strumento di mortificazione altrui o di violenza, perché il click può essere molto più violento anche di un inaccettabile gesto di violenza fisica. Tutto questo fa parte chiaramente di un'educazione, un rapporto con le tecnologie, con tutto il mondo moderno e la modernità vista come strumento e veicolo di miglioramento della vita e mai come un momento di arretramento ad una civiltà che diventa primitiva nella misura in cui non rispetta i diritti degli altri e addirittura pensa di poter avere diritto di diffondere immagini altrui senza il consenso di quella persona, immagini sessualmente esplicite, come accade purtroppo nel caso del revenge porn. Questo è un punto importante, così come è importante è spiegare, perché l'educazione che noi cerchiamo di impartire deve essere un'educazione anche ad un rapporto di fiducia nei confronti delle istituzioni, perché questo è il primo messaggio che dobbiamo dare. I ragazzi crescano nella consapevolezza che le istituzioni si occupano dei problemi gravi della società. Oggi abbiamo davvero tutta una serie di istituzioni nei vari settori specifici che lavorano insieme, perché questa non è una problematica che può essere affrontata a compartimenti stagni, e in questo lavorare insieme bisogna che effettivamente, quando una donna trova il coraggio di denunciare, prendiamo sulle spalle dello Stato, lo Stato, ecco, prenda sulle proprie spalle l'impegno a proteggere quella donna e i suoi figli per tutto il percorso che dovrà affrontare. E purtroppo la giustizia deve essere pronta anche quando i fatti sono avvenuti. Però un messaggio che dava prima il procuratore La Speranza è un messaggio fondamentale per me come ministro della giustizia e per la società. Cioè, cerchiamo di lavorare il più possibile in prevenzione. Quello che fa il codice rosso, almeno una parte importante della legge sul codice rosso, è proprio questo, cioè fare in modo che ci siano tutta una serie di meccanismi che permettano allo Stato di intervenire per proteggere quella donna, per poterla aiutare nel momento in cui deve denunciare la violenza, le violenze subite, ma anche nel momento in cui si deve prevenire altri possibili eventi violenti. Concludo davvero ringraziandovi, spero che ci saranno tante iniziative. Continuo a pensare che parlarne sia fondamentale. Questi meravigliosi ragazzi che oggi partecipano a questo progetto, che crescano veramente con la consapevolezza dell'importanza del rispetto di tutti gli altri, che crescono avendo la nostra Costituzione che ci insegna principalmente, prima Lucia parlava dell'articolo 3, ecco, che sentano l'articolo 3 della Costituzione, il rispetto degli altri, la libertà, l'uguaglianza, come concetti che maturano non solo nella mente ma nel cuore, perché questo li porterà a battersi sempre per il rispetto degli altri, perché a volte, molto spesso, il silenzio è complice. Questo lo dobbiamo dire chiaramente, non basta
dire vabbè, io non faccio nulla di violento. Di fronte a una piaga come questa siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo. Non posso che fare a questi ragazzi un in bocca al lupo enorme e rivolgere a loro il meraviglioso augurio che è nelle parole di Gandhi quando dice cerca di essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Ecco, grazie davvero. Grazie, ministro.